Genova la superba, abbarbicata nel golfo, stretta fra mare e monti, fin dai tempi più antichi ha affascinato i visitatori in arrivo dal mare. La sua posizione dominante sul mare le ha dato un ruolo strategico durante le guerre. Da sempre è fulcro dei traffici commerciali in tutto il bacino del Mediterraneo e verso l'Atlantico. Come logica conseguenza dell'intensa attività commerciale marittima, dalla cittadina si snoda una fitta rete di vie di comunicazione terrestri che collegano il capoluogo ligure alle riviere, al nord Italia e più in generale all'Europa. Insieme a un intricato sistema stradale, Genova possiede uno dei nodi ferroviari più complessi. Nel corso degli anni il nodo ha subito molte modifiche, adattandosi alle variate esigenze di circolazione. Ancora oggi è oggetto di importanti lavori di potenziamento. Pur non rientrando nel nodo di Genova, contribuiscono alla viabilità cittadina anche la linea metropolitana, gestita dall'azienda di trasporto pubblico AMT, e la ferrovia Genova-Casella, a scartamento ridotto, anch'essa recentemente presa in gestione da AMT. Due sono le grandi direttrici principali del nodo di Genova. Quella costiera comprende le linee di Ponente di Levante, percorre la città in senso trasversale e collega idealmente Ventimiglia e la Francia con la Spezia, verso la linea tirrenica. Quella montana si sviluppa verso nord, comprende la linea del Turchino e le due linee dei Giovi, quest'ultime visibili nel DVD Giovi, produzione TG Trains. Tutto il traffico afferente attraversa il nodo di Genova da ovest e da nord verso est e viceversa. Di conseguenza, la linea del Levante Ligure dipende direttamente dal traffico del nodo. Queste immagini di transiti a Genova Nervi risalgono all'inizio degli anni 2000, quando ancora circolavano le gloriose E636. Il traffico merci è sempre intenso. Non mancano Intercity ed Eurostar, questi ultimi sulla relazione Roma-Torino, oggi soppressa. Il tracciato della linea del Levante vede frequentemente sedi differenti per i binari pari e dispari, conseguenza del raddoppio in sede. Su questa linea non ci si annoia, oggi come allora. È piacevole rivedere questi mezzi, oggi scomparsi, che rendevano vario e colorato il panorama ferroviario.
L'idea dello scalo ferroviario di Genova-Brignole si concretizzò nel 1905, in occasione dell'esposizione mondiale. Su progetto del 1902 dell'ingegnere Giovanni Ottino, venne realizzato un maestoso fabbricato viaggiatori, sviluppato per una lunghezza di 105 metri e articolato in altezza in tre corpi con simmetria centrale. Le vie 20 Settembre e San Vincenzo e Piazza De Ferrari, a un passo dalla stazione, intrattengono i turisti coi loro maestosi palazzi d'epoca, i lussuosi negozi e la grande fontana con giochi d'acqua. Il traffico ferroviario è intenso e variegato. Treni intercity, regionali, metropolitani e merci sulla direttrice tirrenica Nord Italia o Europa. Siamo nella seconda metà degli anni 90. Questi treni oggi sono profondamente cambiati o del tutto scomparsi. I treni merci partono in direzione nord dal fascio Binari che pochi anni dopo lascerà posto alla nuova fermata della metropolitana genovese. Resta un treno per Ovada a Qui Terme, un E636 facente parte delle poche unità assegnate alla regionale di Alessandria. Una E652 particolare, dotata di fanali automobilistici tipici delle unità di preserie. Thank you.
un salto temporale, torniamo a tempi più recenti. Il traffico è sempre intenso, anche se meno vario. Treni reversibili per le riviere, intercity da e per il nord e i convogli cisalpino, anche se ormai un ricordo. Le ore 14.10, proveniente dalle corte, diretta Milano Centrale, Zurigo, arriva e parte dal binario 8 a allontanarsi dalla linea gialla. Anche una piacevole sorpresa. Il 15 febbraio 2008, il trasferimento da Moretta a Pistoia della ALN 772-3265, fresca di consegna. Dopo una breve sosta per il cambio dei documenti di viaggio, l'automotrice riparte in direzione Pistoia. Genova Principe è uno dei due principali scali ferroviari di Genova. Deve il suo nome alla adiacente Piazza del Principe, sita accanto al Palazzo del Principe Andrea Doria in Fassolo. La costruzione della stazione, su progetto dell'architetto Alessandro Mazzucchetti, iniziò nel 1853 e terminò con l'inaugurazione nel 1860. La stazione in sé non offre particolarità di rilievo, se non per la presenza, sopra il portale della grande galleria a ovest della stazione, della funicolare di Granarolo. Da Principe si diramano le linee per il ponente e per la succursale dei Giovi. Questa stazione è la più utilizzata dal turismo cittadino per la sua vicinanza alla zona dei Caruggi, gli antichi vicoli genovesi che insieme costituiscono il centro storico più grande d'Europa. Attigui alla stazione anche la zona dell'Expo e il famoso acquario di Genova. Tutti buoni motivi per cui nel periodo estivo Genova Principe è letteralmente invasa da turisti di ogni nazionalità.